Buonasera a tutti, oggi parleremo della grande moto e lo facciamo con Sebastiano Antip e io vado subito a presentarlo. Buonasera Sebastiano col papà Luca. Ciao buonasera, ciao Andrea. Allora Sebastiano, a me <coughs> hanno detto che sei forte in moto, è vero? Sì. Ascolta Sebastiano, quanti anni hai? Ne ho nove, nove e mezzo. Ok. Eh, il tuo primo sport che hai fatto, prima di innamorarti della moto, che sport allora, hai fatto? Mio, allora il mio primo sport era, era il calcio. Ok. E perché hai lasciato il calcio? Perché il calcio non mi piaceva tanto, quindi ho iniziato ad andare con le mini moto e, e nient'altro. Ok, però Sebastiano, cos'è che te, ti piace della moto più del calcio? Allora, la moto più del calcio, cioè, mi piacciono il basket, no cosa ah, ti no. piace della moto? Ah sì, mi piacciono, no, cioè mi piace la velocità. Ti piace sì, la velocità. Tanto. Ascolta, a me hanno detto che c'hai il polso così come Valentino Rossi, sì. vero? Sì. Quante vittorie hai fatto quest'anno? Allora, allora, quest'anno cioè, ho vinto delle, delle coppe. Però c'è cioè, tipo delle coppe, cioè non tipo come il Civ e il Simoncelli, ho vinto tipo di queste coppe, di Codogno, cioè. Poi Bella. ho vinto. Ho vinto una gli Sbiello Park del primo, della gara del panetone. Del primo. Bella. E poi dopo un'altra un gara. Isbiello Park e una piccolina prima. Beh, piccolina, insomma. Sì. mi e sembra poi... troppo piccolina no e, poi, e poi dopo sì, mi sono impegnato tanto ho dato del tutto e mi sono divertito nient'altro come e hai finito tra i primi e, dieci sì, ho finito tra i primi dieci bravissimo e voglio dire e lì hai fatto due anni con la minimoto vero? Sì. sì. ok adesso invece hai fatto il salto di qualità Sì. Giusto? Sì. Adesso tu guidi una moto un po' più grossa. Sì. Con le marce. Sì. Prima, seconda, terza e quarta marcia. Sì. Alla Valentino Rossi. Sì. Ok. Come ti trovi? Bene. Bene. Molto bene. Ok, ma cosa pensi di, di fare quest'anno eh, dei bei risultati con quella moto lì? Te la senti come quella più piccola o ti devi un attimino abituare? Allora, mi sento come quella piccolina. Non è cambiato niente. No. Ok. E allora arriveranno tanti successi? Eh? Sì. Ok, allora noi ti seguiamo. Sì. Sicuro? Sì, sì. Ok. Sì. Allora adesso parlo un attimino con papà. Ciao Luca. Allora Ciao. Luca, soddisfazione per questo campioncino qua, eh? Eh sì. Tanta. Ascolta, eh, però so che a stare dietro a questi ragazzi qua non è facile, eh? tanto sacrificio. Eh, tanto, tanto sacrificio. Certo, allora lui ha cominciato allo Sbiello Park, no? A Mesero? E a Mesero, a settembre 2000, 2020. Settembre, quando c'era la pandemia, era lo sport che gli piaceva. Aveva una moto di plastica che era sempre, boh, l'abbiamo portato per provare. E lì Massimo ha detto "Portamelo subito" e è iniziato tutto, subito, a scavalcare le categorie per arrivare al chip nel 2022. Non te l'aspettavi te però, eh. No, non ero pronto. <ride> ah. Pensavo che ci vuole molto di più. E invece è partito in pole position. Sì. <ride> hai capito. Sì. E invece adesso ascolta, io adesso ti faccio una domanda, però io la rivolgo anche a tanta gente che ci sta ascoltando e vorrei che magari ci sentisse un qualche team che è molto importante per questi ragazzi qua eh, che escono dalla minimoto che cercano gli sponsor, capisci? Io parlo con tanti di voi e praticamente quando escono dalla minimoto escono perché diciamo sono dei talenti: cioè sono dei talenti che possono cominciare a allevarsi. allevarsi no, sì. ecco. Sì. Però sai cos'è che ho capito, Luca? Che eh, non è come il calcio che c'è eh, categorie, cioè nel senso. Esordienti, puccini, esordienti, allievi, juniores e via scorrendo, no? E pian piano arrivi su. Invece loro hanno eh, la fase di non so, che ne so, G6, G7, no? Un'ipotesi, e poi dopo il nulla: il nulla vuol dire che tu eh, con, la, con la tua moto. Devi cercare. Arrivi a un punto che ti devi fermare. Ti devi fermare sì. o ti cerchi te un team, o il team sì. che ti cercano è a cani catini, o se no sei in mezzo alla strada. Sì. Adesso. Inizio lì il sogno del bambino. Ecco, adesso io però voglio lanciare una, una, una frecciata agli sponsor. No. Perché dico, però, è un peccato, è un peccato perché gli sponsor che seguono le moto, che vogliono cominciare a vedere i talenti, sono questi i talenti, che un domani ti Parto possono dare qualcosa. Cioè, però se non investi su questi qua, dov'è che investi? Su gente già di 25-26 anni, sono questi che devi investire eh sì, da piccoli hai capito? e qua sono questi i talenti eh. ed è un peccato per vedere delle belle gare in pista poi eh, ci vuole investire in loro da piccoli e allora vedi, vedi delle belle gare, davvero belle cresciuti bene, cresciuti insieme con tutti amici fuori dalla pista, dentro la pista ognuno per sé eh, no, così dovrebbe essere. Cioè, niente da dire, io sono venuto lì allo Sbiello Park e ringrazio ancora Massimo eh, che mi ha fatto venire lì, mi ha fatto filmare, mi ha, ha fatto intervistare, ho passato una splendida domenica, dalla mattina alla sera sembrava di essere a Monza. Con, a Sbielo Park è sempre stato divertimento mi, mi, sembra, mi è sembrato di essere un giorno al Moto Mondiale a vedere solo che erano e... tutti in miniatura però alla fine c'eravamo era, era uguale e io mi sono divertito però eh, a, sentire, a sentire anche altra gente e compreso te cioè, è un peccato a dire cavoli io ho un figlio eh, l'ho portato lì eh, girato è tutto eh, è un talento lo porto via di lì lo metto in mo una moto un po più grossa cerco di vedere di trovare uno sponsor per eh, e non c'è o devo andare a roma o in puglia o cioè è quello che bisognerebbe trovare come una scuola fare una scuola qua sì, in, in dove zona, nascono i talenti eh, in zona qua dove nascono i talenti magari farne una in Lombardia una a Reggio Emilia una. cioè a cercare di fare poi dopo logicamente come tutto no? lo sai anche te anche nel calcio c'è selezione poi dopo logicamente sì. chi, chi è un talento va chi non è talento, però perlomeno, cavoli, cioè gli diamo Se questa un talento riesce ad andare. Eh, però gli diamo questa possibilità a questi ragazzi di... Te pensa che poi, tra l'altro, io eh, ho, avevo parlato con, anche con i Mi Bai perché ho detto, cavoli, eh, io vedo altri sport, no c'è il ciclismo, il ciclismo il femminile sta facendo fuoco e fiamme lo sci femminile sta facendo fuoco fiamme il calcio femminile comincia a facciarsi cioè io dico perché il moto mondiale non c'è il femminile c'è solo il maschile perché siamo ancora c'è cioè, indietro eh, con sì. i tempi a dire che eh, la moto è solo maschile cioè capisci dove, dove abbiamo la mentalità indietro ancora noi eh sì, è vero. E poi sono tante, anche le eh, bambine che gli piace questo sport. Io ho visto delle bambine lì allo Sbiello Park. Sì. Ragazzi che non sono inferiori ai ragazzi. No, è vero, è vero. Cioè, ma sai che bello Luca avere un moto mondiale a farlo vedere su Sky dove vuoi solo femmine? Ma sai sì. che Bagard viene fuori? No, è vero. Cioè, ma io dico: ma è possibile che siamo ancora. Ci sono degli sport completamente ancora al maschile? Cioè, ormai siamo nel 2023, eh, ragazzi. Cioè, ora di finirla. Ormai eh, giustamente hanno la parità e ti dico degli sport che le donne sono un pezzo avanti gli uomini. Io guarda, io ci metto la faccia anche se sono un uomo, ma purtroppo devo dire che è così benvenga e benvenga e io vorrei a vedere più presto possibile un moto mondiale femmine ma anche delle macchine un gran premio femmine che guidano le macchine di Formula 1 ma sai che bagar si sì. eh, dai o so. oh no Sebastian cosa dici se sei, sei d'accordo con noi a vedere un qualche eh, cioè un moto mondiale Femmine, con le, eh, che guidano le femmine no come no, come no? Eh, cioè non tanto per me per te tu sei ancora con uh, sei ancora come vent'anni fa a dire che eh, la moto viene guidata solo dall'uomo dall e basta eh sì credo cioè io credo a alle... Cioè, agli uomini, perché anziché le donne, cioè, non mi fa. Tanto... Quello sport lì perché? è no, è, se è, forse. è solo maschile. È... Fa parte solo. Beh, è vero che vabbè, le moto, vabbè, sì, cioè, cioè sono i maschi, ma cioè, io direi c'è cioè, un pochino. Cioè, le femmine potrebbero guidare le macchine. No, lui, lui ha ragione. Fino a un certo punto le femmine guidano. Però quando arrivi a un punto un po' di più ci vuole... Non bastano neanche i muscoli, è tutto maschile. Ah, lui dice eh... Non sembra, ma non è facile per niente. Noi li vediamo che piegano, che ah, fanno, ma... Certo. Ci vuole un po' di pazzia, ci vuole un po'... Lì rischi ah, tutto beh, lì... e... Allora lì Luca devi essere pazzo. e eh. eh, Io vedo questi qua al moto mondiale, lì per fare quel mestiere, cioè lì per girare eh, così eh. devi essere, perché se no uno normale, cioè, ma no, cioè uno normale nel senso, uno che non ha paura, perché se hai paura non eh, puoi andare su quelle moto. Puoi mondiale. fare questo? Ah, assolutamente no. <ride> Quando lo fai a un certo livello, che vai forte e ti piace la velocità, deve essere un po'. Certo. Eh, ma mh, volevo dire, eh, Sebastian, tu quante ore di allenamento fai quando guidi la moto? Un'ora. Eh? Un'ora? Eh, eh. Sì. Mm. Manca pure quello. Eh. Perché se, se si allenava anche lui a livello dei suoi competitori, Beh. finiva sempre in un altro modo. Però andiamo avanti come. Beh, tipo, cioè, cioè, quando hai l'istruttore, cioè, ti alleni per un'ora, ma quando non hai, cioè, vai in giro. Però per le piste, cioè lì ti fanno girare tipo 15 minuti e 10 minuti. Ah, ok. Quindi, ah, tu quindi sono per un allenamento. Tu, Luca dici che se lui dovesse girare come girano i suoi. Sì, i suoi, suoi, avversari... i suoi avversari si allenano 4-5 giorni alla settimana. Mm. Sebastian lo fa un giorno, un paio d'ore. Ah. Purtroppo ci vogliono tanti soldi per fare di più. Eh, si deve dare da fare in quel poco tempo che riesce a lui. Ecco, certo. In settimana non, non si può, c'è la scuola anche. Eh, certo. Quindi. Prima il dovere, poi il piacere. Eh. Ricordati... Prima il dovere, poi il piacere. Sebastia, ricordati. Eh, sì. perché guarda che Valentino Rossi andava bene a scuola e dopo in moto, eh. E tutti sì, so. quelli del motomondiale, eh, non trascuravano so, la scuola, so. eh. Numero uno, so. scuola e dopo sì. il piacere, fondamentale, eh. Eh. Va bene, ascolta, e il tuo sogno del cassetto? Allora, allora, allora io desidero allora, di arrivare in MotoGP e poi ringraziare Beh, Se arrivi mio però, papà, Sebastian, ascoltami. Se arrivi al MotoGP, io vengo una volta a vederti eh, e mi fai entrare a gratis. Vengo là con papà a vederti. Va sì, bene? Sì promesso sì. eh? Guarda che ti sì. curo, eh. Sì, sì. Ok. Va bene, è andata, eh? Sì. Okay. Sì. Poi ringrazio mia mamma e mio padre per i sacrifici e spero di arrivare forte. Bravissimo. Bravissimo, bravo. Allora, impegnati prima la scuola. La scuola e poi dopo la moto. Bravissimo. Ti raccomando, eh. Sì. Allora, ade adesso invece eh, tu continui a girare, a prepararti e sì. Luca, le, le, le prime gare quando si parla. La prima gara sono al marzo, 4 di marzo: c'è la prima c'è la gara testa a Codonia, e poi la prima gara del CIVA al 27 di aprile del campionato italiano. E lì loro qua, eh, quanti sono a partire dalla sua categoria: 24: 24 bambini. Ma... L'anno scorso, Ma... praticamente oltre 24, non vai in gara. Solo i primi: 24. Se sono di più di 24 bambini, solo i 24 corrono. Gli altri fanno un'altra gara a parte. Ma voglio dire, ma le, i circuiti sono, sono grossi? Sono... sono grossi, sì, sì, sono abbastanza grossi. Tanti hanno un chilometro di lunghezza la pista, 900 passa metri, 1000 metri. Però... In base alla flange li mettono a fare i giri. Sono 12, 9, 10, dipende dalla pista. Ma lui praticamente fa come qua allo Sbello Park, va giù la mattina, fa le prove. No, no, partiamo praticamente da giovedì, arriviamo e poi venerdì facciamo un giorno di prove libere, sabato mattina prove libere, sabato pomeriggio le qualifiche, le due qualifiche e domenica le gare. Ah, state in ballo quattro giorni. Quattro giorni per una, per una gara, sì. È proprio come un, modo, moto, un moto in miniatura. Ah. Sì, sì, per il campionato italiano è questo, è come un moto eh, mondiale. Al Simoncelli ci sono, ci sono solo ci due ci giorni, di giorni. Di sì, si parte di venerdì. Ma Però il campionato italiano è così. Ma lui adesso il team non ce l'ha ancora, occorre per un qualche team. Per, per quest'anno no, per adesso non ce l'abbiamo. L'anno scorso si eravamo con eh, Puff Racing Team. Okay. Quest'anno ancora non ce l'abbiamo okay. il team. Ok, allora, eh, forza, coraggio, chi, chi vuole, loro sono a disposizione. Faccio un appello, eh, che chi vuole, eh, loro sono qua. Sebastian se lo merita. Eh, Sebastian se lo merita. Eh. E può fare delle belle cose. Eh. Sì. E via. Ascolta, e... allora voi siete state in ballo tutto, tutto il giorno e... e poi dopo sapete la prossima gara che mi hai detto che è fine aprile? Sì, la, il 27 di aprile la, la prima gara sarebbe... Quest'anno fanno una gara test campionato italiano. E poi la prima gara per davvero è il 27 di aprile. Poi toccano ogni mese una gara. Ah, sono 5 ah, gare all'anno. Una volta cinque al gare. mese cinque sarebbero 10, perché praticamente si fanno due gare in un giorno e vengono contate come due gare, cioè un giorno hai due gare. Per 5 giorni sono 10 gare all'anno, okay. li fanno così, ok. Va bene, dai. Ah, allora io vi lascio andare. Eh? Okay. Ci vediamo più avanti. Sì. Eh? Allora, Speriamo con i uh, risultati. Così ne parliamo. Allora state lì, non muovetevi. Io vi, sa vado, vi saluto. Grazie di essere stati in mia compagnia. Eh, Sebastian, grazie. grazie e buonanotte. Andrea. Un bacione. Ti raccomando, eh, Sebastian. Grazie Maneta. Come eh. il polso deve essere? Bravo. Buonanotte, state lì che vi saluto. Vado a salutare tutti gli amici da casa che sono stati in tanti. Eh? Sebastian, sei contento? Se sono, sono passati tanti questa, questa sera. Sei contento? Sì. Ok, e vado a salutare i miei collaboratori sponsor. Senza di loro non potrei andare in onda, noi ci vediamo domani sera con il grande Raffaele, parleremo di sci e di tennis. Che ci sono degli aggiornamenti importanti, eh, vi ricordo, domani sera alle ore 21:10 sulla mia Andrea TV. Con questo è tutto. Vi saluto ancora e una buonanotte. Un saluto da Bobo. Ciao.